Buongiorno, benvenuti alla nostra rassegna stampa oggi 2 novembre, da una rassegna stampa diciamo un po' inglese, mettiamola così. E vediamo subito quali sono i temi fondamentali della giornata e ovviamente il tema fondamentale della giornata da un mese a questa parte non può che essere la manovra finanziaria, perché il disegno di legge del bilancio verrà presentato lunedì al Senato e la cosa straordinaria è che questa legge finanziaria ogni giorno ce n'ha una diversa e ogni giorno cambia. Vi ricorderete come proprio io dissi in una zuppa, mi scuso se non l'ho fatta ieri, ma ero in viaggio e veramente non ce l'ho fatta. Aug, era un po' Giorgio che non ti sentivo, finalmente mi ritorna Aug, Giorgio, Rita, Luciana, tanti di voi che vi siete collegati. Beh, insomma, ritorniamo su questa manovra. È fantastico perché per ridurre l'aumento delle aliquote IVA che ci avevano promesso avrebbero ridotto e hanno ridotto, un macigno di 23 miliardi, ma di tasse che ancora non avevamo pagato, ne hanno aumentate tantissime, aumentano le tasse sulla plastica, che vuol dire non tasse sull'inquinamento, come dice quel cazzone di Grillo che nella vita sua ha solo inquinato, rotto computer, spiegato poi dopo il contrario, cioè che la rete era fondamentale, cioè ha detto tutto il contrario di tutto, l'uomo che ha mandato a fanculo i suoi militanti perché diceva che si devono alleare col PD e oggi fa un po' il pesce in barile, insomma inutile ascoltare un cretino in malafede come Grillo, meglio invece sentire quello che avviene nei fatti, e cioè che la plastica, secondo l'Associazione dei Consumatori, leggo oggi sul Quotidiano Nazionale, sono tra 138 e 168 euro in più di aggravio a persona, perché dal tappo al tetrapack lo toc toc. Vorrei spiegare al mio amico Luca Telese, a cui voglio tanto bene, che in una trasmissione ha detto ma prendi il tetrapack, non c'è bisogno di prendere la plastica. Sì, certo, peccato che anche il tetrapack è tassato, proprio perché, come mi ha scritto qualcuno di voi proprio su questa zuppa, è fatto di plastica, il polistirolo è di plastica, i tappi sono di plastica, il cellophane del prosciutto crudo è di plastica, quello che voi tenete in frigorifero per conservarlo e non buttarlo è fatto di plastica. La plastica è modernità e non è quella cazzata che pensano che questi... Allora distruggiamo i telefonini, distruggiamo i computer, distruggiamo la luce, distruggiamo gli aerei, facciamo come oggi leggo, straordinario, su Repubblica, una pagina con questa faccia, peraltro si può dire poco gradevole, la faccia di Carola Rackete, si può dire o siamo dei sessisti a dire che è una faccia che non sembra? Ho visto ieri Lucian Freud, ecco, Lucian Freud l'avrebbe potuto descrivere senza una fotografia, forse è peggio di quello che è, faccione di Carola Rackete, con questo sguardo perso nel buio, in cui vi dico che cosa scrive oggi Repubblica, perché è straordinaria, la faccia di Carola Rackete, da qualche parte l'ho segnata, non posso dire, la donna che combatte per la libertà, eccola qua, il mondo che vorrei, simbolo di libertà e coraggio, quella che cercava di speronare i nostri ufficiali della Guardia di Finanza, è simbolo di libertà e di coraggio questa ragazza, questo è il simbolo della libertà e di coraggio, voglio dire, uno potrebbe definire i nostri tempi dagli eroi che si sceglie, un altro eroe che si è scelto i nostri tempi è Toscani, un altro cazzone arrogante, miliardario ovviamente, che è il prototipo del radical, ma no, è una parola in più, è il Toscani chic, cioè di quello che io so io e voi non siete nessuno, è quello che può dire a Salvini e alla Zanzara: Zanzara, sei un fascista di merda, come ha detto la Zanzara, Salvini lo querela e i magistrati, notizie di oggi, colonnino del Corriere della Sera di Ferrarella, dice che non è diffamazione il magistrato perché fa parte del diritto di critica politica. Questo fa parte di critica politica, cioè dare in maniera circostanziata del fascista a un politico, non a Porro, non a Grillo, a un politico, cioè un politico che dici sei un fascista, che ha un suo contenuto diciamo politico fondamentale. Dire a una persona che è fascista vuol dire leggi razziali, vuol dire guerra, vuol dire corporativismo, vuol dire Mussolini, insomma fascismo è una cosa specifica, però Toscani lo può dire a Salvini. Nel frattempo noi ci stiamo combattendo da 4 giorni su questa minchiata della commissione Segre, che è una minchiata e che dietro allo scudo di una donna che ha sofferto e che merita tutto il nostro rispetto, dentro c'è Orwell, che non riguarda la Segre, riuscito a fare 2 più 2, Segre da una parte, commissione dall'altra, Segre, voglio dire, vittima dei nazifascisti e commissione carnefice della libertà di opinione, votata da tutti, da questi
fascisti, si può dire, che pensano attraverso una commissione di decidere quali sono le nostre opinioni giuste o sbagliate. Poi ovviamente Biloslavo, se non viene portato all'università, chi se ne frega. Salvini, se viene definito fascista, chi se ne frega. Ma c'è la commissione, e chi è contro la commissione è antisemita. Mi sembra interessante la tesi oggi di Amendola, ministro delle politiche comunitarie, che dice al Foglio una cosa che il Foglio giustamente in maniera sacrosanta dice: vogliamo fare veramente una battaglia contro l'antisemitismo? Portiamo Israele in Europa. Toc toc, li voglio vedere i nostri amici della commissione se sono d'accordo ad avere Israele in Europa, li voglio proprio vedere, voglio proprio vedere anche la mia amica Barbara Pontecorvo, che fa tanto la, come possiamo dire, la schizzinosa sui sovranisti, sul centrodestra, che peraltro mi sembra che le fosse a lei vicina fino a poco tempo fa, se preferisce allearsi con la sinistra, diciamo, come posso dire, non sovranista, no? Con quella si troverà bene, quelli sono proprio gli amici di Israele, quelli che hanno difeso Israele negli ultimi 40 anni. Israele, come dice bene, mi sembra, in maniera sacrosanta oggi, che mi sembra frequentato da qualche ebreo, ecco, mi sembra difeso un pochino meglio da gente come i rappresentanti del centrodestra, ma capisco che il sovranismo oggi è una bestia dietro la quale c'è tutto, anche il fascismo, come i magistrati pensano si possa dire ai loro rappresentanti. Vi ricordo, perché la gente è di memoria corta, qualche cazzone può pensare che Porro ce ne sono, no? Perché li ho sentiti, ma Porro è salviniano, no, Porro è rimasto sempre nello stesso punto, è rimasto sempre nello stesso punto nel 94, quando gli stessi teste di minchia che oggi accusano Salvini di essere fascista accusavano Berlusconi di essere fascista e il mio professore di economia Antonio Martino di essere fascista, perché facevano i governi con gli allora sì neofascisti di Fini. Chiaro? Sono sempre rimaste quelle le critiche: Berlusconi fascista, alleato con i neofascisti, non hanno tant'è che io mi ricordo che il primo viaggio nel 94 il governo Berlusconi all'estero lo fece proprio in Israele a spiegare ai nostri giornali soprattutto che col fascismo non avevamo nulla a che vedere noi italiani, ovviamente. Libia, il prezzo dell'accordo, è l'unico giornale a titolare sulla Libia, è il Repubblica, e lì no, figuratevi, perché adesso le fake news non sono più un problema, non abbiamo più fatto la commissione sulle fake news, ora è la commissione sull'antisemitismo. Ogni due mesi ci inventiamo una commissione che secondo loro, come il decreto di Maio e Salvini, dovrebbe risolvere la povertà. Adesso c'è la commissione contro l'antisemitismo, prima c'erano le commissioni contro le fake news. Oggi il titolo della Repubblica a proposito dei fake news è: Libia, il prezzo dell'accordo, Boldrini votare a no, 40.000 persone rimandate in Libia. Si tratta di una stronzata, cioè negli ultimi due anni, da quando c'è l'accordo firmato da Minniti, razzista, fascista anche lui, bene, l'accordo di Minniti di due anni fa ha fatto sì che la guardia costiera libica, preparata dagli italiani con le motovedette italiane, riportasse in Libia quelli che volevano venire in Italia, una parte di quelli che volevano venire in Italia, perché gli altri attraverso le ONG e i barchini arrivavano. Mi spiegate cosa c'è di male in tutto ciò? Perché se noi pensiamo che c'è qualcosa di male in tutto ciò, dovremmo volere tutta l'Africa in Italia, perché, cari amici, gli uomini schiavizzati, torturati e maltrattati, che sono esattamente cose che tutti noi civili non vogliamo, cari amici, avviene in tutta Africa, non avviene soltanto in Libia. E i trafficanti di uomini partono dal Sudafrica, partono dall'Africa subsahariana e arrivano fino alla Libia, quindi non è il problema la Libia, è la tratta degli schiavi che dall'Africa arriva nell'Europa, perché l'Europa dice li accogliamo, e i nostri fenomeni se la prendono soltanto sui 40.000 che in realtà sono i più controllati. Ovviamente ci saranno dei casi di abuso tremendi, i singoli casi che neanche noi occidentali vogliamo vedere, che sono micidiali, ma questo non toglie che se non fai un accordo con la Libia, cosa fai, cara Boldrini, che oggi ci spiega sul Corriere della Sera che non voterà a favore quell'accordo? Non facciamo nessun accordo con la Libia, facciamoli venire tutti quanti, abbattiamo la loro guardia costiera, non forniamogli mezzi, non forniamogli armi, che è un po' quello che aveva scritto due giorni fa Minniti, l'estensore dell'accordo su Repubblica. Interviste, boom! Al cardiopalma Francesca Pascale, la fidanzata del cavaliere Berlusconi, da Villa Maria dove vive, fa un'intervista, sapete a chi? Al Fatto Quotidiano! Quelli che se vedono Berlusconi, tipo Cecchini, capito? Altro che i campi di concentramento, lo metterebbero direttamente in prigione, dove secondo loro merita di stare. La fidanzata evidentemente merita di stare invece sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, che ci spiega, beata lei, che Forza Italia la vedrebbe più con la Carfagna
che vicini e meno con Salvini. Molto bene, posizione di Francesca Pascale ovviamente è molto valorizzata dal Fatto Quotidiano, ovviamente ognuno all'interno di Forza Italia la può pensare come vuole e lei ne ha più titolo di quanto ne abbia io, essendo lei un'iscritta e io no, ma il punto fondamentale è che vi sottopongo. Lei dice che lancia un'associazione che si chiama Colori della Libertà in difesa dei diritti dell'LGBT. Allora io mi chiedo, è questa esattamente una delle priorità del partito che alle ultime elezioni ha preso il 5%, cioè lanciare un'associazione per la libertà dei colori, cioè per i diritti degli LGBT? A me va benissimo, io figuratevi, fate quello che volete, e questa però è la priorità del partito moderato Forza Italia, più LGBT, più Carfagna e aggiungo io più ovviamente Prestigiacomo, che si presentò nelle navi dei migranti insieme a Rifondazione Comunista e al PD. Questa è l'idea di Forza Italia. Allora se voi fate questa, scattate questa foto di Forza Italia e dall'altra scattate la foto delle persone normali, forse iniziate a capire perché non proprio, diciamo, arriva alle vette di un tempo Forza Italia, quella di Martino, quella di Urbani, quella di Pera, quella di Berlusconi della prima ora. Ecco, quella roba lì era la Forza Italia, forse dei fascisti, che non sarebbe piaciuta alla Pascale, alla Carfagna, che però mi sembra che forse ci fosse in quella Forza Italia, forse mi sbaglio, faceva un altro mestiere nell'epoca. Renzi al Messaggero invece, un altro fenomeno, Renzi al Messaggero, dall'alto anche lui del suo 5%, dice: questa maggioranza andrà avanti con o senza Conte. Insomma, è la firma del maggiordomo, l'avete capito tutti cosa vuol dire. Cioè, possiamo sostituire il Presidente del Consiglio se fa il birichino, ma la maggioranza si fa così, ed il motivo è molto semplice, lo capisce? Un bambino piccolo, piccolo, piccolo così, va bene? Perché il bambino piccolo, piccolo capisce che Renzi può fare il fenomeno quanto gli pare, ma se si dovesse andare alle elezioni, prenderebbe tra il 4 e il 5%. Cioè, lui si scorderebbe anche l'intervista sul Messaggero, perché la sua pattuglia parlamentare sarebbe più o meno simile a quella che aveva Alfano con NCD e quella che aveva la Lorenzin con i suoi partiti di centro. Allora, giustamente Renzi dice: non andiamo a votare, semmai ricattiamo Conte e lo facciamo cadere, ma votare per carità! Perché a quel punto ovviamente il partito sarebbe pari a zero. E poi dice una cosa molto ragionevole in questa intervista a Messaggero. Questa non è che non sia ragionevole, ma diciamo che è molto rivolta a se stesso. L'altra, un po' più rivolta all'economia, su che io condivido al 100% di Renzi, e dice: stop alle tasse sulle auto. Questa idea della manovra che fa le tasse sulle auto è una roba pazzesca nella sua... una roba da folli. Sul mio sito nicolaporro.it la trovate, la follia nei punti 1, 2, 3, 4, per cui si tratta di una cazzata mostruosa che tra l'altro il Sole 24 Ore oggi nota come andrà a pesare soprattutto sui ceti più deboli, ma come al solito le tasse su quelli vanno a pesare. Beh, insomma, Renzi dice: stoppa le tasse sulle auto, ma e se servono soldi rinviamo il cuneo fiscale a settembre. Rai, Salini, oggi Repubblica, pagina intera, dice: non si riesce a capire per quale motivo, però forse era già previsto che cambieranno tutti i direttori dei telegiornali, tutte le aree tematiche, insomma, infornata di nomine. Invece si capisce perché: perché prima Salini ci aveva una maggioranza giallo-verde, oggi c'è una maggioranza giallo-rossa, e quindi che succede? Si cambiano i direttori, se vi sembra normale. Nel frattempo Italia Oggi c'ha uno scoppettino, perché dice che al posto di De Luca, contro De Luca e alla regione Campania, si candiderebbe Gennaro San Giuliano. A proposito di fenomeni, altra grande storia oggi su tutti i giornali: Hugh Grant non stringe la mano al ministro pakistano di umili origini che oggi fa il ministro del tesoro in Gran Bretagna. Non gli stringe la mano e il ministro dice: seccato ai giornali, quello è l'elite, io sono il popolo, capisco che si secchi. Insomma, è una polemica anche in Inghilterra, molto simile alle tante polemiche che abbiamo noi in Italia su elite e popolo. Che altro vi volevo dire? Hugh Grant mi diverte moltissimo questa lotta, di Toscani ve ne ho parlato, la Rai sapete tutto. Beh, insomma, direi che per oggi è tutto, però non è tutto tutto. Mi ha intervistato e molto bene, lo ringrazio, il Quotidiano Nazionale, sul mio libro Le tasse invisibili. Qualcuno di voi l'ha comprato, chi non l'ha comprato lo compri subito. Si tratta, come disse qualcuno in maniera polemica nei miei confronti, un'altra piccola tassa che dovete sopportare. Le tasse invisibili è il libretto di istruzioni per capire come vi fottono nei prossimi mesi. L'ho scritto prima che vi fottessero e così sarà nel prossimo periodo. Oggi l'ultima cosa che vi
vi ricordo è, se volete leggere l'Avanti, cioè il nuovo Avanti, che ho capito che è la vera e grande definizione del Fatto Quotidiano. Un tempo il Fatto Quotidiano era il giornale portavoce del Movimento 5 Stelle, prima di Raggi, poi di Di Maio, poi di Conte. Oggi l'Avanti è chiarissimamente, scusatemi il fatto, è chiarissimamente come l'Avanti di Craxi, il grande giornale che difende Conte. Due pagine di travaglio per spiegare perché Conte fa cosa buona e giusta nel non, nei suoi presunti conflitti di interesse. Ragazzi, è finita, vogliamo votare, dice Vincenza, e Anna dice già preso, vorrei l'autografo, tocca che ci vediamo. Milena Trombetta, letto stamane l'intervista, grazie Milena. Parliamo degli oneri di servizio, Marco, libro comprato, tutti che hanno comprato il libro, devo dire che sta andando benissimo, andate nelle vostre librerie, pretendete di trovarlo nelle librerie, chiedetelo, Le tasse invisibili, è veramente un libretto di istruzioni, interessante e molto precise le tue informazioni, tasse, tasse su tasse, Maria Grazia, non lo sapevo, cosa non sapevi Sara, che c'era un libro mio, Le tasse invisibili, non ci posso credere, ho ascoltato il tuo intervento alla presentazione, sono andata a casa con il mal di stomaco, dice Monica, non era questa la mia intenzione, dico io, Nicola, e cavolo però, già che ci fregheranno ce lo spieghi, già che ci fregheranno, buongiorno, grazie, sempre così chiaro, tanti saluti a tutti gli amici di Instagram e gli amici di Facebook e quelli del sito nicolaporro.it, dove tutto quello che io dico viene trascritto in maniera fedele. Ciao!